Cari amici, siamo qui oggi, giorno molto caldo, molto caldo. Eufemisticamente. Del 10 di agosto, festa di San Lorenzo. Il 10 agosto è una data protettore fatidica. Protettore della mia quasi le città. Meteore, le cosiddette. Le meteore. Stelle filanti. Così diceva il Pascoli, San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle nel vasto cielo arde e cade, perché si gran pianto nel cielo sfavilla, una cosa così. E lui ricordava, poverino, che gli hanno ammazzato il padre e non si sapeva nemmeno chi l'ha ammazzato, ma anche fosse in Sicilia, no, invece era in Romagna. Ma in Romagna gli omicidi ne hanno fatti, nell'Ottocento in particolare, mio nonno, era terra virulenta. Il mio bisnonno, che viveva in una terra molto calda che si chiamava Coccolia, la Coccolia, in romagnolo la Cucchi, andava in giro sempre col fucile da caccia, la doppietta. Con la doppietta carica, però, a buon conto, quindi ecco. Pallettoni. Allora, qui leggiamo in questo splendido numero dell'Espresso le 10 professioni più richieste in Italia, che è bene che voi lo sappiate quali sono le 10 professioni più richieste: programmatore informatico, venditore di negozio, sviluppatore di software, agente monomandatario, non si sa di che. No, magari di stronzi profumati, sviluppatore web, agente plurimandatario, cioè che lo mandano più volte a fanculo, animatore, responsabile vendite, che significa responsabile vendite, significa commerciante all'ingrosso, operatore di call center, ma ti rendi conto che destino, che prospettiva di lavoro che c'hai tu, giovane italiano? E penso un po', operatore di call center, e poi in alternativa a quegli operatori che, è vero, ti rispondono dall'India, dal Pakistan, questi sono i posti dove abitualmente stanno i call center. Più vicini in Romania o Albania? Sì, anzi dice sotto casa, sì, in Albania. Sistemista, quello che ti insegna i sistemi per vincere all'Enalotto. Dopodiché telefoni tagliati, PC vecchi e rotti, pochi dipendenti, anche loro senza stipendio, i centri per l'impiego in Calabria sono così, perché in altre parti d'Italia non è così. E allora queste sono le prospettive di questo sistema, che le prospettive che questo sistema ha dato, è un sistema di cui l'Espresso è il portavoce, eccolo qui, va bene? Il quale Espresso poi adesso sta lanciando questa operazione, quell'operazione che almeno in Francia ha dato i suoi risultati, perché di fronte al rischio 5 Stelle, l'operazione è la stessa che hanno fatto per Macron. I 5 Stelle sono nazisti e quindi votate tutti per Matteo Renzi. Però mi dicevano che Matteo Renzi non è molto ben visto, visto che anche il più idiota ha capito che è uno stronzo, e allora Mattarella vuole riproporre niente o po' di meno che il dottor Sottile, Giuliano Amato. Dopodiché a voi scegliere, per poter mandare al governo Giuliano Amato con una massa di voti, devono dire che i 5 Stelle sono nazisti. L'operazione è già incominciata per un voto che ci sarà l'anno prossimo. E questa è la prima parte della rassegna stampa che volevo fare. Poi diremo altre cose. Tu hai qualcosa da dire in merito? Dunque, a 4 anni e mezzo... dalle elezioni farlocche in cui anche il Movimento 5 Stelle ha immesso in Parlamento ben 165
personaggi di dubbio spessore, a, quando il nostro caro amico Beppe Grillo voleva dire, soleva dire, andremo in Parlamento e lo apriremo come una scatola di sardine o di tonno, non mi ricordo. Allora, le cose quando si dicono e si minacciano, se si vuole essere credibili, si devono poi fare, pure se sono atti illegali, perché se tu minacci qualcuno passi pure per coglione, per un violento teorico, non un violento certo. vero, quindi non, certo. nessuno ti caga più. Quindi a questo punto è evidente che il signor Grillo minaccia a vuoto, perché ha detto che sarebbe andato in Parlamento ad aprire il Parlamento come una scatola di sardine e non solo non l'ha fatto, ma è stato del tutto inerte. Quando, parlando con qualche amico qualche giorno fa, lo ricordavo, con 165 deputati o parlamentari in genere fra Camera e Senato, è vero che non c'hai la maggioranza, è vero che c'è il premio di maggioranza per cui quello che ha appena 2 o 3 punti in percentuale di te prende il 51% dei parlamentari, ma questo non vuol dire che tu non puoi fare un cazzo, semplicemente non puoi, tant'è vero che... non puoi vincere elettoralmente, non puoi vincere col voto, ma puoi vincere con le botte, entri in Parlamento e a turno 10 rompono la fascia a forza di sganassoni agli altri parlamentari e interrompi i lavori parlamentari. I 10 vengono cacciati, sì. stanno in punizione per 2 o 3 giorni a settimana l'assenzione. Esatto. Il giorno dopo altri 10 giù botte. Esattamente. Altri 10 giorni, terzo giorno giù botte, fino a che quelli che erano stati esclusi per primi rientrano e giù botte. E certo. non ti faccio lavorare. Certo, a quel è punto, stato ampiamente dimostrato. Ah, ricordo, in Corea hanno fatto così per anni, capito? Quindi, se si vuole, anche con la minoranza, si può ottenere le trattative con parità di forze, perché io te rompo le ossa, tutti i giorni. E tutti si cagano sotto, oltretutto. Il bello è questo. Capito? Che non ci vanno questi che caca sotto del PD, è vero, tra una preghiera e un preso in culo, quando fai vedere che lì e li corchi de botte non vanno nemmeno più in Parlamento, non vanno neanche più in Parlamento, sì. hanno finito di rompere il cazzo, quindi scendono a più miti consigli e andiamo a trattativa e poi vediamo cosa metti te, cosa metto io, cosa vogliamo noi e cosa vuoi te. Esattamente. Questo avrebbe dovuto fare il caro amico Beppe Grillo, invece da coglioncello vigliaccuccio com'è, come Renzi, né più né meno, perché lo spessore degli uomini in Parlamento oggi mediamente è quello, stranamente qualcuno si salva ma molto, molto larvatamente. Diciamo che tra quelli che si salvano sono quelli che, essendo stati eletti con i 5 Stelle, se ne sono andati giustamente e risulta dalle statistiche parlamentari certo. che sono le persone più attive. Più attive. Più attive nel proporre proposte di legge, nel proporre interrogazioni parlamentari, eccetera, eccetera. Quindi si può fare, volendo si può fare. Anche perché, come dicevo, sono un'autentica minoranza quelli che hanno abbandonato i 5 Stelle. Sono pochi. Sono una quindicina. Però sono sempre persone molto attive, perché si può fare. Allora, siccome adesso questo qui vorrei vedere che cosa fanno, vedete, già stanno facendo l'operazione, eccola qui. È un'operazione che è già partita, la facciamo vedere, per cui risulta che i 5 Stelle sono nazisti. Eccolo qua. L'operazione è molto semplice, ci hanno fregato quella fessa della Le Pen che si è fatta fregare come no, una coglione. No, non si è fatta fregare. No, non ti preoccupare, lì ci sono state le trattative. Trattative no, ci sono sempre. Le trattative sì, ma lì hanno fatto un compromesso particolare, hanno detto mi ritiro, perché guarda infatti il signor Macron sta facendo il programma della Le Pen. Esattamente. Però lì, più nemmeno. In Francia non avrebbe potuto resistere altri 10 giorni se non avesse quindi fatto fa il programma della Le Pen. Lo sciovinista. Allora, questo è quanto dovevamo far vedere di queste cose. Poi abbiamo altre cosette da far vedere. La prima è molto interessante, perché noi parliamo oggi, anzi diciamo che la maggioranza della popolazione italiana ha scoperto... Aspetta che parliamo di questo poi. No, dopo parliamo sì, di questo. Vabbè. Ha scoperto la finanza, questa è la cosa che maggiormente ci interessa.
questa bellissima, questa è veramente un numero eccezionale, in cui si parla anche in maniera non equivoca del re di Maggio, Umberto II, che ha regnato un mesetto, ma non si dice tutto ovviamente, però molte cose sono state dette e su questo io non vorrei entrare, perché quella persona che maggiormente mi interessa è questa bella faccia qui. È Maria de' Medici, eccola qua. Ah, sì, sì, sì. Maria de' Medici. Devo far vedere un bel disegno. Bene. Allora, Maria de' Medici, andatevi, cari amici, a leggere la storia, è scritta qui, non ve la ripeto perché è troppo interessante. Però c'è una cosetta che vi voglio far vedere, è qui. Voi vedete che c'è l'incontro, perché Maria de' Medici fu mandata in sposa al re di Francia, che era questo quadro Enrico, il ritratto è famosissimo. Era Enrico IV. Allora, perché Enrico IV aveva sposato Maria de' Medici? Perché no, doveva sposare. Sì, sì. Non poteva esimersi. Non si va bene, ma era anche una bella donna, ancorché molto intrigante, devo dire. Allora, non a caso ci hanno fatto tutto il romanzo di Dumas su Moschettieri. Esattamente, bravissimo, è proprio quello. E, con la questione della collana, certo. La storia della collana, certo. In Inghilterra, i moschettieri. Ma c'era la guerra re. Dei 30 anni. Esatto, in corso. E diciamo lì, non era, la guerra dei 30 anni non è stata una cosa da ridere, ovviamente, ma c'è stato tutto quel sottofondo, compreso anche qualcosa molto importante, l'assedio della Rochella. Ah, Rochella, che era, castello della Rochella. Sì. Adesso qui c'è tutta una storia, poi sull'assedio della Rochella è imperniato anche il Cyrano de Bergerac, dove appunto durante l'assedio muore Cristiano, l'amato dalla donna che Cyrano è molto Rossana. Timido, Rossana, che Cyrano amava, comunque era durante appunto l'assedio. È interessante sapere che ci fu un accordo di pacificazione con gli Ugonotti, cioè con i protestanti, per cui fu lasciato ad alcuni, a questi Ugonotti, alcune piazze forti, tra cui la Rochelle, che era molto importante. No, diciamo che erano gli Ugonotti, perché i protestanti. Esatto. E qui c'è tutto, ad esempio, vi faccio vedere un altro quadro che è molto bello. Ecco, questo è molto bello, se voi lo guardate bene. Qui ci stanno certi gigli che non si capisce bene se sono dei medici o della dinastia francese, ma non è quello che volevo far vedere. Erano in Lorena loro o che? Francamente non te lo saprei dire, che i Luigi, no, era un Borbone, i Luigi sono Borboni. Sicuro? E lui ci sono Borbone. Volevo far vedere un'altra cosetta simpatica. Ecco, questo ad esempio è l'omicidio del re da parte di un fanatico cattolico, pugnalato mentre andava in carrozza. Che cosa hanno fatto poi all'assassino non lo so, ma non lo vorrei nemmeno immaginare. Allora, quello di cui io però volevo parlare, perché era la cosa più interessante, era qual era il debito che la Corte... Ed era il motivo per cui creare tutto questo ambaradam, cioè certo. Questo tourbillon, chiamiamolo alla francese, di vicende collegate, colluse proprio direi, sì. Perché tutto dipende sempre nella politica, nella storia, dal movimento di denaro. Benissimo. È il denaro che controlla la storia e non a caso, e non viceversa, e non, non la storia a caso che controlla il in questo quadro simbolico abbiamo il re di Francia che si sposa la figlia del granduca di Toscana, e in mezzo, vedi caso, c'è il cardinale
che non è ancora Richelieu, perché Richelieu, grandissimo intrigante, fu tirato fuori proprio da Maria, la quale allevò questo grande intrigante alla sua corte, di una tra le più grandi intriganti della storia del mondo, oltretutto. Ma vediamo quant'era il debito che la corte francese aveva nei confronti dei Medici, ed era 1.174.174 scudi d'oro. Che erano 8 grammi d'oro ognuno. No, scudi d'oro molto meno, fate i conti. 3 grammi e mezzo. Anche lì dipende erano 3 grammi, dalla qualità, sono andato a guardare. Sono 24 carati. No, erano 24 carati. 24 carati, 3 grammi e mezzo, il che con la cifra... 1 milione di grammi è una tonnellata d'oro. Ho fatto un conto. Facendo la trasposizione con il costo dell'oro in euro, la cifra non è molta. È calato molto il prezzo dell'oro. Non solo è calato il prezzo dell'oro, ma è aumentato in maniera enorme la numerosità dei cittadini. Per cui questa cifra era abnorme rispetto alla popolazione. Certo. E questo dobbiamo tenere presente. Allora, nel 1600 in Francia c'erano 20 milioni di abitanti più o meno. E in Italia molto di meno. Attorno ai 14-15 milioni. Massimo 14 milioni. Allora, vi leggo la cifra in euro. Cifra in euro attuale, no? Cioè valore dell'oro attuale e valore dell'euro in oro. Hai pesato, cioè, ho fatto il conto. Una banale proporzione. Sì, no, sì, certo. Provo. Allora, viene 143.836.315 euro, che non è una brutta cifra, direi. Non è una brutta cifra. Era l'indebitamento. Allora, siccome la cosa è bella... No, ma il bello è che questi signori, questi principi, questi re, erano impegnati ben oltre tutta la produzione del prodotto interno lordo annuale. Quindi quella cifra lì era più di un anno di prodotto interno lordo della Francia. Esattamente. Tenendo conto che era un prodotto, che era un prodotto interno lordo che non è l'attuale nostro, perché mancavano le industrie, c'erano soltanto pochissime industrie manufatturiere, l'agricoltura che poi era carente, perché bastava una carestia e mandava per aria tutto, produzione del vino, il vino è sempre stato molto importante, e soprattutto attività intellettuali, perché c'erano avvocati, notai, questa roba qui, pastorizia, c'era, e quant'altro. Artigianato. Allora, vi leggo questa storia di questa trattativa, perché per dirvi, cari amici, che qui siamo nel 1600, cioè 400 anni fa, le storie sono sempre le stesse. È inutile che questi... Ne parlavamo con un amico proprio ieri sera. L'attualità dell'allegoria della caverna. Di Platone, che è del 400 avanti Cristo, e che sembra fatta per le diciamo psicologie delle persone attuali. Certamente. Però l'allegoria ha però un altro senso, certo. È un senso piuttosto più metafisico che altro. Certo, però certo. Ricordiamoci sempre che il platonismo nasce dalla Repubblica di Platone, non sono le opere più... Infatti la caverna è l'ottavo capitolo della Repubblica. Cioè il platonismo non nasce dai dialoghi dove emerge la figura di Socrate, ma nasce dalla Repubblica, che è molto importante, che significa che il platonismo è politica allo stato puro. Certo. La riflessione platonica nasce dalla politica, cioè dai rapporti sociali tra gli uomini. Comunque vi leggo adesso questa storia. E i rapporti di forza psicologica e fisica fra gli uomini. È ovvio. Nozze e debiti. Il re di Francia, Enrico IV, era indebitato con i Medici per 1.174.147 scudi d'oro. Il segretario di Stato Villeroy cercò di spuntare nel contratto matrimoniale fra il re e Maria l'annullamento del debito sotto forma di dote. Se voleva pappà tutto, se io ti sposo tua figlia e il debito finisce lì. Se non che aveva... Allora, bisogna dire una cosa.
questo sta a dire l'importanza della consanguineità che hanno poi tutte le azioni di difesa, di alleanza o di combattimento, di assalto, di conquista dei vari stati gli uni con gli altri. Non a caso anche i francesi sono andati quando c'era... I francesi sono sempre stati interessati con Firenze. Ah, certo, sempre. Fin dai tempi. Ricordiamoci... Della difesa della Repubblica di nostre campane, voi... chiaro, no? Quello era Pier Capponi. Pier Capponi, certo. Che era il gonfaloniere della Repubblica, di Firenze. Allora, quel dodicennio favoloso che avrebbe potuto trasformare il mondo invece che è stato castigato perché gli usurai attraverso la leadership del papato, perché c'erano tutta la gamma degli usurai europei che andavano contro la Repubblica francese, perché era troppo eclatante per le... era il 1512, quindi, e soprattutto c'era il papa che era un Medici, ricordiamo in quel momento tutto lì il punto in quel momento. Tant'è vero che il 1512, hai detto, è una data importante, data della famosa battaglia di Ravenna, dove Maria... E lì c'è stato lo scontro fra le forze imperiali e le forze papaline. In uno dei pochissimi posti dove vinsero casualmente i francesi. Però morirono alcuni grandi cavalieri, tra cui mi pare proprio... Gaston de Foix, Gaston de Foix, giusto, sì. Quello della disfida di Barletta. No, Gaston de Foix non era nella disfida di Barletta. Chi era allora? Era Gaston de Foix, non c'era. Era troppo in alto per fare questa disfida. Aspetta, chi era? Jacques Lamotte. Bravo. Jacques Lamotte. Il re di Francia c'era. Il segretario di Stato Villeroy cercò di spuntare nel contratto matrimoniale tra il re e Maria l'annullamento del debito sotto forma di dote, ma l'inviato fiorentino a Parigi, il canonico Baccio Giovane, tenne duro e impose le sue condizioni. Ti vuoi sposare mia figlia? Ti vuoi sposare la figlia? No, perché sennò ti mando l'esercito dell'imperatore per meritare tutto quanto con gli interessi. È naturale. Allora. Ricordiamoci che a Venezia in contemporanea c'erano i Warburg. Poi andati a Warburg e si sono chiamati Warburg. Esattamente. Ma prima erano lì. Nel ghetto di Venezia, non Warburg ma Warburg, perché in tedesco Warburg. Ma diciamo che erano italiani sempre, come te sbagli. Ma l'inviato fiorentino a Parigi, il canonico Baccio Giovane, tenne dura e impose le sue condizioni. I medici avrebbero versato come dote 350.000 scudi d'oro e in più ridotto il preesistente debito di soli 250.000 scudi. Da Parigi il marchese d'Arancourt, figlio di Villeroy, andò di persona a Palazzo Pitti, dove era la sede, adesso ci fanno le mostre di moda, ma all'epoca era la sede del Granducato. Per firmare il patto, il 25 aprile 1600, data memorabile, perché da questa data del 25 aprile 1600 è uscito fuori un secolo di battaglie, di guerre, di intrighi, di massacri da non finire, e dietro c'erano gli interessi, vedi caso, di una strana famiglia. Va bene. Non solo loro. E non solo Rothschild. Quando noi parliamo di Rothschild oggi, ci fa un baffo, perché noi di fronte a Rossi ci mettiamo la famiglia dei Medici, capito? Per firmare il patto, il 25 aprile 2006, ritornando in patria con un grazioso ritratto di Maria da far pregustare a Enrico, perché il poveraccio nemmeno l'aveva vista, ma era una bella donna, e poi molto molto volitiva, come sia riuscito lui a fargli fare un figlio, non lo so, comunque. Avrebbero dovuto farlo, perché il patto era che gli doveva dare un figlio maschio, c'è poco da fare.
i francesi ottennero dal canto loro che il Granduca di Toscana pagasse le spese di viaggio per la sposa e il suo seguito da Firenze fino a Marsiglia. Però da Marsiglia fino a Parigi hanno pagato i francesi. Dopodiché, cari amici, io qui chiuderei per quanto riguarda i riferimenti. No, io volevo aggiungere, perché fare un video solo per questo non è il caso. Volevo solo fare una nota di servizio, e cioè dire a quelli che seguono le vicende del vax free, e cioè della libertà di scelta dei vaccini per la vaccinazione infantile e adulta, che in data 7 agosto, cioè 3 giorni fa, noi abbiamo presentato una istanza. Sì, ma Assoconsumatori ha presentato un'istanza. Non era 7 agosto, Assoconsumatori, cioè noi. Era il giorno 20 luglio, scusate. Il giorno 20 luglio abbiamo inoltrato un'istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui facevamo notare la assoluta incostituzionalità e lesioni dei diritti dei bambini e dei genitori sotto l'aspetto della semplice usurpazione del diritto alla libertà di scelta vaccinale o comunque scelta di cura e quant'altro, che è stata fatta con questa legge 73 del la legge 73 del 19 maggio, poi eccolo qua, del 27 maggio, numero 73, poi trasformata in legge il 18 luglio. Quindi ecco, questo per dire che chi vuole può anche, adesso la metteremo duplicare in rete. Dillo, dove lo metti? La metteremo in rete sul sito di Google. Basta digitare su Google Alba Mediterranea tutto attaccato, 3 sempre tutto attaccato ad Alba Mediterranea, dove 3 è in cifra, è in cifra, e questo Alba Mediterranea 3 lì trovate su documenti le 8 querele che abbiamo fatto nel corso di questi ultimi 2 mesi, e ci aggiungiamo anche questa istanza, così chi vuole, non si vuole mettere a rischio di controquerela, magari perché è timoroso per suoi motivi personali che non ci interessa indagare, questa la può tranquillamente inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oppure anche alla Presidenza della Repubblica, se preferisce, e contribuire anche lui a portare avanti e a proseguire questa battaglia, forma di lotta, e in modo da sentirsi partecipe di questo movimento di cui facciamo parte oramai in tanta gente. Ecco, questa era una comunicazione di servizio che andava data, e non so se Giorgio vuole dire qualche altra cosa. No, io voglio aggiungere una cosa su questo, perché è molto importante. In questo numero di questa importante rivista si parla anche di Carlo Magno. Carlo Magno, sapete perché è stato importante? Perché c'è una frase tratta da un libro di Gianni Granzotto. Beh, hai fatto la riforma monetaria. Oltre, stavo per dire anche quello, le due cose importanti di Carlo Magno. La grande riforma monetaria, che è durata una decina d'anni, sì. Ma poi questa mi sembra che sia la più bella. La discendenza di Carlo Magno ebbe proporzioni bibliche, e biblico fu anche lo stuolo di donne, sì, che tenne nel suo letto. E allora, cari amici, io vorrei concludere con era questo, figlio di Pipino il Breve. Di Pipino, era breve, ma sapete così. Quella regola è questa, se questa è l'altezza, questa è la lunghezza. Quindi, invece, chi è alto, e questo è breve il Pipino. Perché il Pipino ha due significati, capito? Vabbè, dopodiché, cari amici, io vorrei chiudere. Abbiamo tante altre cose da dire, ma ce le diciamo un'altra volta. Anche perché comunque, nonostante fosse l'imperatore di mezza Europa, era una persona estremamente equilibrata, molto saggia. Tant'è vero che ha lasciato un segno nella storia. Certamente. Tieni un momento.
Questo però è bello e io in conclusione ve lo voglio leggere. Ah, troppo voglio... bella. Questo ve lo voglio leggere. Troppo bella. Perché stiamo andando verso la deriva. Una situazione veramente molto grave. Questi vogliono imporre il dogma, il loro dogmatismo. E qui c'è tutta una critica. Il neototalitarismo della Boldrini vede un reazionario in ogni cristiano. Queste sono parole importantissime. No, diciamo che noi siamo anticristiani, siamo atei, siamo antipapalini, antivaticani, ma non impediamo alla gente di esprimere il proprio pensiero, la propria filosofia e la propria religiosità. Queste vogliono cancellare l'identità. Sì. Stanno preparando il nuovo oscurantismo, ma lo stanno preparando con una determinazione che soltanto un cretino non lo capisce. Io mi limito semplicemente loro non lo capiscono. Al commento, al commento dell'ultima parte di questo articolo che trovate su La Verità del 2 agosto. Allora, attenzione, l'articolista si chiama Fabrizio Cannone. Si torna volens nolens ai problemi della filosofia, alle sottigliezze dei sofisti, ben confutati da Aristotele 384-322 a.C. Se non esiste nessuna verità assoluta e universale, come credono i relativisti egemoni in Occidente, ed è giusto, tanto meno in no, tema... No, è giusto perché pure se la verità fosse assoluta, l'interpretazione della verità data da ogni cervello è completamente diversa. Ma infatti quindi... noi pensiamo questo, loro vogliono fare invece la dittatura del relativismo, quello che obiettivamente ha capito Benedetto XVI l'ha più volte denunciata, tant'è vero che ha dovuto tagliare la corda, perché è stato sostituito da uno che esprime esattamente il relativismo. È l'uomo chi del relativismo. Sono io per condannare? Esatto. Cazzo, tu sei lì apposta! Esatto. È no, chiaro. E lui sta lì apposta. Cioè, un altro, un papa, 50 anni fa, 100 anni fa, 1000 anni fa, avrebbe sputato sentenze e bolle a quintali. Questa è l'affermazione del relativismo. Avrebbe indotto una nuova crociata. Esatto, come minimo. È molto peggio dell'affermazione del non relativismo, quello è il punto essenziale. Voi volete imporre alla popolazione italiana mondiale il dogma del relativismo. Beh, proseguo perché l'analisi è stata molto bella. Se non esiste nessuna verità assoluta e universale, come credono i relativisti egemoni in Occidente, tantomeno in tema di famiglia e di morale, perché sarebbe vero e giusto che la discriminazione sia da perseguire? Infatti, anche l'omofobia. È un controsenso, ma infatti, è un ossimoro implicito. È terribile questa situazione. La peggiore è dittatura. È una castrazione, è un'involuzione cerebrale. La peggiore dittatura che ci possa essere. La dittatura del relativismo è la peggiore dittatura che ci possa essere. Non a caso. No, perché perdi qualunque senso, perdi qualunque caso, esistenza. Inventata e gestita dai gesuiti. È proprio identico. Anche l'omofobia. No, questa è fomentata da loro. Esattamente. È la loro vittoria assoluta di quando sono stati creati nel 1564. La loro missione era quella di creare un mondo di idioti da controllare e da gestire. E il relativismo gesuitico. Anche l'omofobia, in un quadro relativista nichilista, dovrebbe essere tenuta come un'opinione personale, né più né meno rispettabile di tutte le altre, posto che non esista alcuna verità oggettiva e perenne. Chiaro? Se il bene e il male sono puramente soggettivi e ognuno può pensare e vivere come più gli garba, perché voler... dicono i relativisti. Certo. Ma non è appunto, così. No, appunto, questo li contesta in termini di relativismo. Okay. Se uno può vivere come gli garba, tant'è vero che tu sei il nemici di questa qui, non dico nemmeno cos'è, perché il pensiero che ho nei confronti di questa femmina è quanto di peggiore, di più schifoso ci possa essere. Turpe. Esattamente. Avevamo parlato di Maria
Maria de' Medici. Cazzo, ma quella era una gran donna. Quella era una donna con i coglioni. Andatevi a leggere la loro vita, la sua vita, vedrete che roba. Ha governato lei, tanto la Francia, che il figlio si è stufato e su consiglio del buon Richelieu ha trovato il modo di farla andare via, capito? Se il bene e il male sono puramente soggettivi e ognuno può pensare e vivere come più gli garba, perché voler reprimere il reazionario che ammette un solo modello di famiglia e rifiuta la teoria del gender? O perché condannare la pedofilia, leggibile come tendenza che alcuni uomini sentono in sé? In altre parole, in nome di cosa la Boldrini e i suoi compari dell'Unione Europea vogliono riformarci, rieducarci e civilizzarci? In nome della libertà assoluta delle scelte? Ma se il bene e il male sono arbitrari, anche la libertà dei costumi è arbitraria e per me può essere un male. Se nulla è rivelato da Dio, come assolutamente certo e sicuro, fisso e invariabile, perché l'omosessualità sarebbe giusta e naturale e l'omofobia ingiusta e innaturale? Beh, le domande sono di una chiarezza estrema. Se tutte le tendenze, perfino le più rare e stravaganti, sono da ammettere nel segno della ricchezza della diversità, perché non ammettere il razzismo e l'omofobia, certo, il fascismo e la dittatura, certo, la pedofilia e il certo, satanismo, il nudismo e il cannibalismo? Certo, mi sembra giusto. Cazzo, allora vuol dire che il relativismo relativo. E infatti, molto, molto relativo, perché voi volete imporre la vostra cultura. È troppo bello. Perché costringere il minorenne a studiare se legittimamente potrebbe preferire l'ignoranza e l'analfabetismo alla scuola coatta e alla cultura? Se tutto è relativo, opinabile, variabile in base alle epoche e alle conquiste della scienza, nulla tiene e qualunque legge con un contenuto precettivo sa di violenza e di totalitarismo, anche se verniciato da belle intenzioni e da slogan sentimentali. Pace, amore, progresso, diritti, vivre ensemble alla Emmanuel Macron. In fondo c'è una lotta non dichiarata ma reale, ben intravista da Mazzini. Questo è un riferimento importantissimo. Per noi Mazzini è un riferimento. È un macigno. Esattamente, di etica laica assoluta. In fondo, monolite. A te a sentire. In fondo c'è una lotta non dichiarata, ma reale, ben intravista da Mazzini e da tanti grandi spiriti della storia. O una verità universale esiste e allora dobbiamo far di tutto per avvicinare le persone e i popoli a detta verità, specie in fatto di morale, cioè di comportamenti sociali. Oppure non esiste e allora trionfa la morale del più forte. E questa seconda morale del tutto immorale è autocontraddittoria, che uccide l'Occidente ogni giorno di più. Essa è oggi il grande avvelenatore della famiglia umana, come mostra sottilmente un pamphlet appena uscito, lo zibaldone del pessimismo e della reazione di Daniele Zanghi. Tutti cristiani, tutti patrioti, tutti coloro che semplicemente tengono al bene comune, al vero progresso storico, all'armonia nella società e tra gli stati, debbono unirsi in quella che Mazzini, con espressione oggi censurata, chiamava una santa crociata. Il futuro che si avvicina, con balzi da gigante, mostrerà sempre più nitidamente che chi favorisce la pace e il progresso e chi lavorava al contrario per l'ingiustizia, la violenza e la distruzione. E mi sembra che questo sia di una chiarezza estrema. Sono contento che questo autore, che si chiama Fabrizio Cannone, autore che io non conosco, risulta essere un giovane, perché qui c'è la fotografia, finalmente fa riferimento a Mazzini, che è un punto cardine sul quale noi dovremmo sistematicamente riflettere, sulla sua opera, perché è un'opera di moralità etica ma laica, squisitamente, completamente laica,
è quello che ci interessa di più, soprattutto oggi, che questa moralità laica è sostanzialmente diversa alla immoralità intrinseca dei preti. E con questo io vorrei concludere. È l'immoralità intrinseca dei gesuiti. E dei gesuiti che sono i preti. E no, sono la parte peggiore dei preti. Esattamente, esattamente. E con questo io direi che va chiusa. Questo poi è un bellissimo articolo sul mistero, che è molto relativo, perché noi sappiamo esattamente cosa è successo a Bologna, ma qui se uscisse fuori per quale ragione hanno messo la bomba alla stazione di Bologna, cadrebbe tutta una mitologia che è quella sulla quale si basa oggi il pensiero cattocomunista. Dopodiché, cari amici, vi saluto. A presto. Sempre so long. Sempre. No, ti devo dire una cosa adesso, che la dico fuori della registrazione, che è una cosa incredibile che ho scoperto, che mi è venuta strana.